Abbiamo loro proprio attaccati. Occhio a dritta. Bellissima partenza. Attenzione, attenzione. Ciao a tutti ragazzi, per chi non mi conoscesse io mi chiamo Francesco e su questo canale vedrete sempre video di mare, per cui se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale YouTube. Oggi sono a Brindisi, alla marina di Brindisi, dietro di me tantissime barche a vela, sono qui per partecipare ad una regata. Infatti oggi c'è la Vela Cup, una regata organizzata dal Giornale della Vela. Per chi non lo sapesse, il Giornale della Vela è una rivista che esiste ormai dal 77, la prima rivista di vela in Italia. Organizzano anche questa regata che si chiama la Vela Cup, oggi è l'undicesima edizione. Ci sono una quarantina di barche che partecipano a questa edizione. Siamo arrivati su Bellavente, il catamarano con cui farò la regata. Il mio amico Max, eccolo lì, grande Max. Posso? Prego. Ciao Nick. Saliamo su Bellamente. Guardate che bello. Poi dopo ve lo faccio vedere bene con calma. Nick, il figlio di Max. Max, allora? Pronti? Pronti. Oh, c'è anche Emma. Previsioni, oggi c'è un po' di vento da sud che però sta andando a mollare un po'. Gli ultimi due giorni sono stati molto ventosi. Ci sono una quarantina di barche che partiranno a questa regata. Abbiamo anche la maglietta di Bellamente che ci ha dato Nick Lederman. Guardate che bel pacco gara, abbiamo della melatonina, della vitamina B, gli adesivi Lederman, un Lederman metro, bello, carino. Guardate il comandante come ci ha concentrato. Cosa stai armando? Sto armando il Co-Zero, anzi la Zero, perdonami, è una vela downwind, può andare con un angolo diverso rispetto al Jennaker, però molto più semplice da utilizzare. E sto stringendo questo moschettone con l'arc. Ok, possiamo anche issare. A Emma cosa le facciamo fare? La supervisor. Bellamente è un catamarano Nautitech di un cantiere francese, 46 piedi, bellissimo. Adesso sta cazzando la drizza della vela di prua. I preparativi procedono. È arrivato anche Raffaele. Checco. Grande Checco, tu che ruolo hai? Numero uno. Brodiere è il numero uno. Tu sei brodiere? In genere, sì. Gianni, tu che ruolo hai in questa regata? Per il momento nessuno. Ah, ok, quindi il jolly, fai il jolly. Stiamo mollando gli ormeggi per dirigerci verso il punto di partenza che sarà tra 40 minuti circa. Io non faccio praticamente niente in questa regata, faccio i video. I stare at the ceiling and I feel the dark and you could even play with my fears. Aeroporto di Brindisi, dalla marina di Brindisi con Bellamente per partecipare alla Vela Cup, undicesima edizione, terza tappa qui a Brindisi, bellissimo, c'è un bel vento da sud che dovrebbe andare a calare, però per il momento è ancora bello sostenuto. Guardate che bello il catamarano, dietro di me questa randa pronta per essere issata, bellissimo! Winch elettrico per issare la randa. Con questo catamarano navighi spesso da solo? Assolutamente sì. Quindi c'hai tutte le tue abitudini, rituali che... Come vi dicevo, la regata è stata organizzata dal Giornale della Vela e sponsorizzata da Lederman. E gli amici di Lederman mi hanno invitato a partecipare. Io ho trovato Max a disposizione che ha messo questo bellissimo catamarano ed eccoci. Io invece ho con me questo nuovo giocattolino, lo Skeletul CX, disponibile in vari colori. Io ho scelto questo qui, piccolissimo, leggerissimo. Prima che inizi la regata vi faccio un tour veloce di questo bellissimo Nautitech. Qui stiamo scendendo in una delle cabine. Guardate che bello, qui c'è un tavolino, qui c'è tutto un armadio gigante, il bagno. Doccia, box doccia più grande di quello di casa mia. Che bello. Il pannello dell'impianto elettrico, c'è la cucina e di qua c'è un'altra camera da letto, sempre matrimoniale, anche un'altra camera matrimoniale di qui. Questo è il bagno di questa camera, che ovviamente poi si chiude qui, e questo è il bagno di quest'altra camera. Tre camere matrimoniali con tre bagni. Poi avanti a tutto c'è il calavele, dove ci sono le altre vele, i parabordi. Questo è quello che vediamo da
dentro. Che bello. Ritorniamo fuori che ci stiamo dirigendo verso il punto di partenza della Vela Cup. Mancano 5 minuti alla partenza, alle 11 è la partenza e sono le 10.55. Attualmente ci sono 17 nodi. Esattamente. Noi adesso siamo vicini alla linea di partenza, questa è la boa gialla. In questo momento abbiamo strambato. Si discute sulle strategie della partenza qui. Gli atti prima della partenza sono più adrenalinici. Allora, start, ammainiamo la bandiera Vela Cup e sarà la partenza. Due minuti alla partenza. Un minuto e trenta. Un minuto alla partenza. Molla randa. Che cocca, ma! Sei libero sotto! Occhio a dritta! Partiti! Bellissima partenza, abbiamo loro proprio attaccati. Attenzione, attenzione. Porca miseria, ci hanno sfiorato. Preparati la squadra per chiudere il giro. Vai lì tre giri, ok? Inizia a chiudere quando vuoi. Vai, 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 vai. Vai, Nico, vai. Vai, fai due giri, mettila sul self-tail, mettila sul self-tail. Allora, okay. Tutti dietro, qualcuno avanti ce l'abbiamo, però, eh. Sta straorzando. Troppa tela per l'andatura dentro. Che bello il cogiro di Bellamente. Il grande prodiere Checco. Grande Max. Siamo al settimo, ottavo posto su 40 attualmente. Grande Max, oh, stiamo andando veloci, mo, eh? Ma lì... in Coppa noi comunque andiamo più veloci. Sì. Ma lì mo cala l'aria. Lì sotto non c'è aria, guarda. Ah, lì. sì. Che sotto là non c'è aria. Stiamo recuperando un po' di barche perché l'andatura che abbiamo fino adesso è favorevole per noi. Avevamo quasi 20 nodi al traverso, il catamarano va forte con i venti portanti, con il cozziro. Recuperiamo sulle barche a vela. In questo momento però sta mollando l'aria e con poca aria, con poco vento, sono più avvantaggiate le barche monoscafo. Siamo sesti in classifica in questo momento. Sono leggermente fermi loro adesso, quindi ce la stiamo giocando. Grande Max, veramente ha fatto una partenza incredibile. Max, mi stai facendo gasare con Dai, questa regata. No, non ci credo. Stiamo continuando a recuperare dalle altre barche. Noi lo stiamo per sorpassare. Abbiamo 5 barche davanti e tutto il resto dietro. Ci stiamo avvicinando sempre più alle 5 barche che sono davanti a noi e abbiamo anche la coccinella portafortuna su Bellamente, l'ha trovata Nick. Stiamo andando a 9 nodi e mezzo con 16 nodi di vento. In realtà stanno diventando favorevoli le condizioni perché con questo vento il catamarano è avvantaggiato rispetto alle barche. Come va, Max? Ebbene, ci sono un po' di salti di vento, stiamo cercando di mantenere il target di velocità, ora facciamo 9 nodi, 9 e mezzo. In questo momento abbiamo superato i quinti e siamo in quarta posizione. Mollerà un po' il vento e quindi con poco vento saranno poi più avvantaggiate le barche a vela, però è tutto da vedere. Guarda gli
Per queste riprese bellissime sto utilizzando anche la X4 di Insta360, mi è appena arrivato da poco, questo giocattolino incredibile di Insta360 che ora non vedo l'ora di provare anche sott'acqua. Eccola la boa dove dovremo virare, primi in classifica, secondi, terzo, quarto e poi ci siamo noi, siamo quinti in classifica in questo momento. I primi stanno virando in questo momento, hanno appena virato il giro di boa e ritornano verso la marina di Brindisi. Adesso sta mollando anche il vento e quando molla il vento siamo svantaggiati rispetto alle barche monoscafo, quindi ora inizia a essere parecchio dura. Infatti i quinti ci stanno di nuovo recuperando. Loro sono i primi, guardate come sono veloci, come scivola questo scafo. Bravi, 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 bravi. Senza aprire il fiocco, viro e riapriamo. Abbiamo perso due posizioni, abbiamo perso il quarto e il quinto posto, siamo scesi in sesta posizione. Vedi se riesci a farlo cadere sopra vento. Sopra vento, molla scotte, tutti e due. Stiamo ammainando il Kojiro perché non serve più, ci dà solo fastidio. Se aprissimo il Kojiro dovremmo allargarci molto e quindi siamo costretti ad andare di fiocco, perdiamo velocità ma andiamo più verso l'obiettivo. Siamo, diciamo, in lelai con l'arrivo, però ahimè di Borina con questo poco vento e con tanta mole da spostare, certo, ovviamente siamo penalizzati. Siamo qui tra amici, ci stiamo divertendo, poi una giornata di mare, una giornata rubata alla terra è sempre bella. Siamo settimi in classifica, 2 miglia dall'arrivo. I primi sono già arrivati, ha vinto una barca che si chiama Flash, stanno tagliando ora la linea del traguardo mentre noi invece stiamo per iniziare a mangiare le focacce. E anche questo è lo spirito della regata, stiamo tagliando un'altra linea noi. Ma ci sorpassano pure loro e vai, sta calando l'aria quindi siamo più svantaggiati. Ci stanno per sorpassare, anche loro ci hanno sorpassato, purtroppo il vento ci ha abbandonati, dove c'è quella boa gialla e l'arrivo. Stiamo per tagliare il traguardo, nono, decimo posto, credo, ottavo posto, non lo so. Ci stanno raggiungendo un po' tutti. Purtroppo eravamo partiti benissimo, le condizioni all'inizio erano favorevoli per noi, c'erano anche 20 nodi al traverso, il catamarano con 20 nodi al traverso va fortissimo, col Kojiro abbiamo recuperato un sacco di posizioni, siamo arrivati vicino ai terzi più o meno e poi dopo la virata abbiamo perso velocità perché è mollato il vento e con poco vento il catamarano perde molto rispetto alle barche monoscafo. Stiamo tagliando ora la linea del traguardo, eccoci, virata finita. Dietro di noi due barche attaccate. Regata finita! Siamo scesi da Bellamente, siamo al Marina di Brindisi e sta per iniziare la premiazione della Vela Cup. È già tutto pronto, loro sono quelli che hanno vinto, Flash è andata a Emma a ritirare il premio di Bellamente. Grazie! Allora hanno premiato tutti con dei piatti e invece i premi più importanti, che sono i Leatherman, un GPS, insomma altre cose più importanti, verranno sorteggiate, quindi non vince il primo. E questo è figo. Avevano detto che dovevo premiare io chi vinceva il Leatherman, però non mi hanno chiamato. X-Lion vince il Leatherman. Abbiamo dato tutti i premi, ho dato anche il premio Leatherman, possiamo andare. Regata fatta.
fatta, premiazione fatta, adesso sono ritornato a Gallipoli, all'Assonautica. Da Peperita, la mia casa galleggiante, isola felice. Ragazzi, grazie mille per essere arrivati fino a qui, grazie per aver visto questo video, ne approfitto per ringraziare ancora una volta gli amici di Lederman che mi hanno invitato a questa regata, mi hanno permesso di fare questa esperienza bellissima, grazie agli amici del Giornale della Vela, che sono sempre molto carini e disponibili con me. Tra l'altro sono particolarmente affezionato al Giornale della Vela perché nel 2022 mi hanno premiato come velista dell'anno. E ringrazio anche Max Pezzuto, un mio grandissimo amico, che ha messo a disposizione questo catamarano bellissimo, bellamente. Ne approfitto per fare un po' di pubblicità al mio amico Max, che ha una concessionaria di auto a Lecce, che si chiama MPM Automotive, vende macchine di multibrand, sia nuove che usate, dalla Porsche, Audi, Volkswagen e molto altro. Se avete bisogno fatevi un giro sul suo sito internet che trovate in descrizione, quindi scusate se ho approfittato, ma è doveroso fare un po' di pubblicità al mio grandissimo amico Max, che mi continua a fare favori su favori. Grazie Max, grazie a tutti per aver visto questo video, noi ci vediamo prestissimo per altre nuove avventure sempre di mare. Ciao ragazzi!